Buongiorno mister, Elena Rossin, Tutto Mercato Web. È mancato solo il cinismo oggi o c'è anche altro che non le è piaciuto della sua squadra? Chiaro, quando si perde poi se uno vuole ha sempre del materiale per andare a trovare qualcosa, però poi complessivamente la partita è stata fatta e per certi versi a lunghi tratti anche bene, in alcuni momenti dovevamo essere più bravi nella lettura, nella gestione dell'equilibrio, perché non dovevamo prendere queste ripartenze che ci hanno costretto a buttare via corsa, a buttare via metri, mancandoti poi un po' di lucidità quando ci voleva. Qui, davanti, prego. Buongiorno mister, sono arrivate 4 sconfitte in questa stagione contro squadre che hanno avuto tutta una caratteristica comune, quella di saper ottimizzare il minimo e ottenere il massimo, pur essendo tecnicamente inferiori sulla carta all'Inter. Secondo lei c'è un motivo perché è successo in maniera così frequente? Non lo so, io dico che 4 partite, no, 4 sconfitte non sono moltissime, però è chiaro che il modo di stare in campo, il modo di gestire la partita diventa fondamentale. Oggi la palla in alcuni momenti è viaggiata con meno fluidità, ci abbiamo messo troppo a fare delle scelte. La qualità tecnica proprio della trasmissione dei passaggi, delle scelte, doveva fare avrebbe fatto più la differenza e su questo non siamo stati così veloci e così bravi come altre volte, soprattutto nell'ultimo periodo, però poi abbiamo fatto insomma delle azioni dove si poteva andare a prenderci vantaggi, ecco. Prego, qui a destra. L'esclusione di Rafinha penso sia dovuta al fatto che con il ginocchio vada un po' gestito, e questo forse, su questo non si è avuta magari la fluidità all'inizio che magari avrebbe dato il brasiliano. Ma può darsi, secondo me questo diventa sempre facile. Io l'ho lasciato fuori per averlo poi quando si avrebbe avuto più spazio di gestione di partita. E nel primo tempo c'era da fare un po' più di fatica, aveva giocato già 2 partite da titolare, 3 partite tutte insieme in una settimana, sono tante per uno che è 2 anni che non gioca, e secondo me aveva denotato che era il momento un po' di tirare il fiato, ecco. L'ultima. Ciao, eccomi. Però insomma, guardando le statistiche, penso che tu gli abbia dato un'occhiata, è difficile le statistiche, anche le highlight, capire come l'Inter ha perso una partita in cui ha tirato di più, ha avuto più possesso. Cioè, tu hai parlato di hai sottolineato che la squadra non è stata rapida nel costruire, però le occasioni le ha create. Cioè, cos'è mancato? Cinismo sotto porta, merito di Sirigu? Secondo me Sirigu è stato molto bravo, loro hanno fatto una partita attenta sotto l'aspetto della fase difensiva, non ci hanno mai concesso. C'era da tenerli lì, perché facendo sempre questa linea 5 difensiva c'era da fare bene queste chiusure preventive per non permettergli di riuscire. Non ci siamo incastrati molto bene quando poi abbiamo perso palla. Come dicevo prima, ci sono costate fatiche e metri queste riconquiste che hanno fatto perdere un po' di qualità, ecco, ma proprio l'andare a cercare il pelo nell'uovo, insomma, perché poi ci sono girati contro dei dettagli che era più facile andassero nel verso opposto, il controllo dove ti picchia nel ginocchio invece di lasciarla sfilare bene di Ivan, è un particolare. Poi questo
tocco di Ivan dietro ad Ambrosio che gli si è allungata un po', e poi loro ci hanno preso il vantaggio del gol perché lui l'ha appoggiata dietro ad Ambrosio, perché se non ha Ambrosio lì, lui la pedata glielo può dare più forte per buttarla in calcio d'angolo. Questo passaggio, retropassaggio lo poteva fare con più forza perché la poteva buttare in calcio d'angolo, ma lui ha proprio appoggiata al suo compagno che era lì davanti. Lui era su una mezza rotazione che non è riuscita ad arrivare insieme alla palla, ma ci è arrivato vicino, insomma, magari se avesse scivolato. Però ormai il problema del posizionamento su dove era finita la palla c'era, perché tutti avevano visto che lui recuperava e che ce la poteva dare questa palla, invece poi è ritornata a quegli altri, per cui c'è un'altra volta, dice, atteggiamento si è ripresa, no? Atteggiamento difensivo, perché se no si poteva andare più forte verso la porta, quando si è visto a prendere la porta ci si poteva andare ancora con più decisione. C'è stato quello che poi è stato considerato per brevissimo un errore da parte di Sirigu su quel cross di Candreva, e poi Perisic si è subito riscattato, si è immediatamente ripreso poi con quel tentativo di Icardi, e poi ancora Candreva che, come dicevamo proprio poco fa, è stato forse il giocatore che ha tentato di più di segnare quello che sarebbe stato il suo primo gol stagionale in campionato. Dunque queste le parole di Luciano Spalletti, ovviamente rammaricato per il risultato. Intanto noi attendiamo le parole di Walter Mazzarri qui ai nostri microfoni tra pochissimo. Attendiamo, brava De Snitch, Ilenia, la nostra infiltrata lì in zona flash. Adesso aspettiamo davvero che arrivi Walter Mazzarri per capire un po' la chiave di lettura che può aver dato anche all'inizio, quindi in fase di preparazione della sfida. Vi capita sicuramente anche a voi di preparare in determinate maniere, in determinati modi, le partite che andate poi ad affrontare. Che preparazione, che studio c'è anche dell'avversario? È diverso? Sicuro. No, cioè, vabbè, nel senso. Dipende, voi sì, come no, la preparate? È una partita si analizza, secondo me, so che anche nel calcio si guardano molti video, e anche noi non molti, ne guardiamo uno, però lavoriamo un po' in settimana in base alla squadra in cui andiamo a affrontare. Magari se c'è un giocatore più esterno, il centroboa, magari può essere quello decisivo, si va a giocare in un modo. Per cercare di coprire appunto questo gap che magari si può avere, ma al tempo stesso si deve cercare di mantenere il proprio gioco, perché sennò se si cambia ogni partita totalmente il modo di giocare non si ha un'immagine proprio di squadra. Quindi noi cerchiamo di impostare il nostro gioco e adeguarci magari a certe varianti in base alla squadra che arriva. Cambia davvero però la preparazione rispetto all'avversario, cioè ci sono degli schemi adatti per un determinato tipo di squadra piuttosto che un altro? Magari alta classifica, bassa classifica? Purtroppo nel nostro campionato c'è un po' tanto dislivello tra le prime tre classificate e le altre. Quindi di solito quando giochi con le prime tre classificate non vai, cioè vai fuori gli schemi, giochi per giocare. Ci provi, dici? Ci provi. Mentre nelle altre partite sicuramente il modo di prepararlo è più o meno simile per tutti, nel senso si guardano i video appunto della squadra avversaria e si cerca un po' di rimettere a posto la difesa appunto per tappare quei buchi e riuscire a coprire i giocatori fondamentali dell'altra squadra. Allora, non mi interrogo sulla palla a nuoto, Claudio, Eugenio, però vi interpello sul prossimo turno, su quello che in realtà sarà la prossima scia in realtà di partite importanti, perché noi abbiamo stilato una classifica delle 10 finali, una graduatoria assegnando dei punteggi proprio alle partite che ci ostacolavano, che ci saremmo trovati di fronte da qui fino al termine del campionato. Siamo arrivati alla terza di queste finali, la terza vittoria. Questa volta le stellette però erano 4 e oggi si è, diciamo, superata questa verifica che si attendeva un po' Walter Mazzarri. Se non 4-5, come avevamo detto anche in studio, ed era un po' l'idea di Manolo, questa partita era quasi da 4-5 le stellette da attribuire alla difficoltà del match. Quindi coefficiente di difficoltà elevato. Esatto, per ritornare alle partite, le 10 finali le avevamo intitolate, Claudio, le 10 partite che rimanevano al Toro da qui al termine della stagione. Le 10 finali. Finora 3 le hai vinte, le prime 3, le prime 2 un livello di difficoltà medio-basso, adesso invece la terza era una delle più complicate. Structure.